Buonasera a tutti. Bella Regaz. Bella Regaz. Buonasera a tutti. Siamo tornati anche oggi, oltre la curva, Schegge Forever in TV. E vi diamo subito il numero di telefono per messaggi e quant'altro. 340 22 104 13. Scriveteci. Scrivete, mi raccomando, Regaz. Scriveteci. Volevo dire che in studio non è così freddo. Vuoi anche la sciarpa? Vuoi? Lo scalda collo. La giacca, dopo il secondo tempo mettiamo la giacca. Anzi, guarda, adesso mi copro anche così. No, c'è il rischio di fila dopo. Posto. Allora posto. 2 anni in TV così. Allora, un saluto da Leo, Deco e Dave. E allora, partiamo. Dove vuoi partire? Sta domenica non giochi neanche. Sì, è vero che c'è. Una gran scesa. Meglio, così si va a sciare. E non giochiamo perché i Viola... Si può dire, Marzocchi? Vabbè, i Viola, quelli Viola lì. Schifo. Sono in Arabia, dov'è che sono? Non lo so. In Ariad. Ariad, a giocarsi la Supercoppa Araba. Che non è la sì, esatto. Non è la Supercoppa Italiana, è la Supercoppa Araba. Ma cosa hanno fatto? Quindi... Poi adesso, scusami. Cioè, loro giocano perché sono arrivati in finale l'anno scorso di Coppa Italia. Sì, esatto. Non l'ho ancora capita come funziona. Perché adesso è diverso, non è più come gli altri anni, se non sbaglio. No, è diversa. È diversa, fanno solo per i Bayouk. E buono, no, è che si vede che prima con una partita sola che facevano solo la finale incassava un po'. Adesso facciamo un'altra, 2-3 in più e via. Tra un po' fanno tutto il campionato, lo spostano là. Torneo alla Supercoppa. Soprattutto comoda per i sostenitori, perché... Devi andare dall'altra parte del mondo. No, non ci vai, buono. No, però mi ricordo una Supercoppa in finale che la curva sud e la curva nord di Milano andarono. Sì, ma ci saranno anche quest'anno, vedrai. Poi non lo so, però l'anno scorso c'era. Sì, mi ricordo che sono fatti i selfie in curva con dietro quelli con... Mi ricordo di una Supercoppa, però anche che hanno giocato tipo in Cina, in Giappone, che c'era... Sì, striscioni con dietro i cinesi, poi. Che facevano i cori. Curva sud. C'era un core dei video che facevano i cori in giapponese. La curva sud. Ah, che si insultavano anche tra cinesi. Sì, tra cinesi. C'era dei video. Quindi vedi, onde evitare queste figure, se noi mai un giorno arriviamo in Supercoppa, andiamoci, dai. Ci vuoi andare. Con quei Rolex e lo ci fanno i cori in arabo. Tanto poi ci andiamo una volta ogni 100 anni. Basta andare in finale di Coppa Italia e poi dopo sei accontentato. Anche lì per colpa di Viola non possiamo andare in finale di Coppa Italia. Sempre Viola loro, è sempre colpa vostra. Cioè, domenica non si gioca per colpa di Viola. Abbiamo perso. Colpa loro. Si meritano di venire qua in trasferta alle 19. E poi alle 19 col limite orario dei 30. Quindi ci pensavo oggi, voglio vedere se la tifoseria ospite, quando arriva col pullman, gli fanno fare i 30 all'ora. Perché si fa fare i 30 all'ora, diventa interessante la cosa. Il primo che ho preso al muto un bolognese, c'era anche il video uscito sulla serie. Sì, vabbè, lasciamo stare quell'argomento che ne parlano già troppa gente, secondo me. Quindi sì, non si gioca, purtroppo. No, però sono curioso di vedere se arrivano i Viola in pullman, se gli fanno fare i 30 all'ora, perché se gli fanno fare i 30 all'ora... Se gli fanno fare i 30 all'ora è tutto lecito, perché comunque vanno a passo d'uomo, quindi si può fare... Vabbè, arriva qua alle 9 se gli fanno fare... problemi del comune, delle forze del disordine di tutti gli altri. Esatto. Allora, siamo stati a Cagliari sta domenica... Sono stati a Cagliari, io non c'ero. Sono stati a Cagliari, esatto. Presumo neanche voi due. Siamo due diffidati. E niente, hanno speso, ci mettiamo in mezzo anche noi, perché ci saremmo stati. Il gruppo c'era, quindi sì, dai. E 42 euro di biglietto per andare a Cagliari. Per Marzocchi, riesce a far vedere dov'è che siamo stati domenica scorsa? T'ho mandato la foto. Che bello stadio. Ecco. 42 bombe. 42 che come ho detto anche mercoledì scorso, si è giocato in quello vecchio, non in quello colorato. Giocare in quello vecchio era meglio. Era il Colosseo. Era più bello quello vecchio. Anche adesso è più vecchio. È più bello. Sono troppi, 42 euro. Troppi, ma stai scherzando? Assolutamente tantissimo. Cioè, Cagliari-Bologna. Boh, vabbè. Uno scontro salvezza 42 euro. Pensiamo se ti giochi lo scudetto.
tra l'altro è pure perso, infatti. Quindi onore a chi c'era, però 42 euro. Più il viaggio aereo che costa tempo, diciamo che è stata una bella spesa. No, perché poi ha messo il prezzo del biglietto, l'ha messo la settimana prima, una settimana prima della partita, quando tutti avevano già preso il biglietto aereo. No, è come immaginando che comunque il prezzo del biglietto fosse intorno almeno ai 25, cioè dai, alla fine... Sì, Cagliari da 20 euro. A Milano sì, quanto costerà? Però, cioè, nel senso, coi prezzi di oggi, 25... A Milano 25? 42. A Milano 25. La prossima col Milan. Sì, sabato sì, prossimo. C'è da dire che comunque a Milano sei da su in pizzonaia, vedi giocatori... grandi come sì, poi anche là un anno te lo fanno a 10 euro, l'altro fanno a 30. A 30. Poi a 5 in Coppa Italia, a 20 esatto. In campionato. No, e c'è da dire anche, oltre al, caro, oltre al discorso del caro biglietti, c'è da dire anche che la Lega Calcio ha stabilito di giocare la domenica alle 3, tipo 15 giorni prima. Giusto, vabbè, più o meno. Come col Genoa quando non sì, dici con il Cagliari. Sì, che sì. Chi deve magari prenotare un aereo per andare a Cagliari, che, capito? Magari se lo prenoti sei mesi prima, magari spendi anche la metà e riesci a fare anche un po' più di numeri in trasferta. Però vabbè. No, è perché mettono sempre gli orari delle partite di tipo due mesi in due mesi, una roba del genere. Ti inculano così. E vabbè. No, allora, che è simpaticissimo, poi anche Bologna-Fiorentina alle 6 di sera, che ora è? Alle 7, certo. Il San Valentino, il giorno di San Valentino 14, alle 19. Sì, sì. Bacca buona. Alle 19 il giorno di San Valentino. Cos'è, un weekend? Beh, i bagagli. È un weekend? No, è un mercoledì, un giovedì, un martedì. Infatti prevedo... Alle 19. Prevedo che ci sia poca gente che arriva. Ah, ma è normale. La gente esce un'ora prima di lavorare, per fare l'orario perfetto. Esce un'ora prima e c'hai 30 all'ora, posto. Esatto, 30 all'ora per la base. Arrivi che è il ventesimo del secondo tempo. Vabbè, pensare che c'è chi viene pagato per fare queste genialate, quel bello. Va bene così. Viene pagato bene, sì, sicuramente meglio di noi. Bastardi maledetti. Aldo ci scrive... Ciao Ultras, che spiegazione è stata data per questo prezzo biglietto così alto di Cagliari? Grazie, sono dei bagagli. Sono dei bagagli che ogni società decide che prezzo mettere al settore ospiti, quindi i Cagliari hanno deciso. Vorrei averla anch'io una spiegazione. Più che altro. Adesso magari ci potremmo informare, adesso vabbè, cioè, poi frega, poi giustamente, cioè il giusto. Ah, se lo dovresti fare. Le altre partite, cercare di capire, le altre tifoserie si hanno tenuto 42 euro tutto l'anno. A Cagliari? Sì, non penso, non lo so, non credo. No, non penso siano tutti 40 credo. Euro. Però i cagliaritani qua a settembre hanno pagato 25. Quindi la roba del chi viene qua paga lo stesso prezzo di chi andrà là al ritorno non esiste. Anche se noi facciamo abbastanza alto il prezzo del settore ospite. Dall'Aral, il Bologna come società li fa abbastanza. Però se è sempre pieno gremito il settore ospiti del Dall'Aral. È sempre uno dei settori ospiti più gettonati. Sì. Perché si mangia bene a Bologna. Esatto. E non ce lo cantano sempre qual era. I tortellini li abbiamo solo noi, quindi. Esatto. Ah, agli altri com'è? Cotolette e pugnette. Anche fusta di pesce, ce l'hai da dire. I mangiagatti. Esatto. Mangia anguille anche, i ferraresi. Sì. No, non dire chi, cioè, di solo cosa si mangia. Mangia anguille. Si capisce, dici. Sì. E va bene. Sì, non c'è una spiegazione, ragazzi. No, sì, ogni società decide. Magari va a momenti anche. Cagliari aveva avuto bisogno di soldi, boh, non ho idea. Sì, ma non li fai con, no, con che altro 100 è, bolognesi appunto, che vanno là e a spendono. A il biglietto cioè. Di 10 euro non penso. A parte che il settore ospiti di Cagliari, dello stadio di Cagliari, non è neanche omologato proprio per la Serie A, perché dovrebbe essere il... cos'è la percentuale? Tipo il 10% della capienza totale? Non lo so. Deve essere. E invece quello lì è tipo la metà, il 5%, una roba del genere. Quindi anche la metà di quello che dovrebbe essere. Non penso arriva a 1000 persone. A livello di grandezza. No, 400 persone tiene. Come un palazzetto, tipo. Il settore ospiti è quello. 400 persone. Vabbè. Parliamo della partita? Vogliamo parlare di ieri?
Cosa è successo ieri? Non lo so. Ieri, non lo so. Non sono all'oscuro di tutto. Ieri sera, alle 20. Ieri al Campo Siro. Ieri sera alle 20. Con grossi sono stato come posso chiamarlo? Quel giocatore, dai, non dire i nomi sempre. I nomi di a sto giro lo faccio. Sì, sì. Qualcun altro che esultava contro di noi. Giocava contro di noi. Contro di noi. Niente, vabbè. Meglio, non so. Vuoi dare le dimissioni? Sì, sono stato tentato a dare le dimissioni. Però vabbè, non le do solo perché abbiamo avuto praticamente tutta la squadra, defiance di tutta la squadra all'ultimo secondo, che ci siamo trovati a giocare senza portiere in 7 contatti. E niente. E 5-2. È stata una partita da Jalapa's Band, perché ci sono state delle scene veramente dal Pippero, però vabbè. Tipo metà partita più o meno da Pippero. No, ma la cosa bella è che stavamo anche giocando, perché fino a comunque un minuto dalla fine eravamo. Abbiamo fatto il 3-2, sì. Che abbiamo recuperato, abbiamo preso quel gol subito. Un bellissimo gol centrale di rimbalzo. Bellissimo. Allora, loro hanno capito che potevano tirare da 40 metri anche, potevano far gol. Vabbè, niente, però dai, però di positivo c'è stata che una buona affluenza di pubblico all'esterno. Poco colorati, però dai, una buona affluenza. Anche un po' seduti. No, sì, c'era uno strano. Poco mossi, poco mossi. C'erano strani odori che arrivavano in panchina ogni tanto. Forse per forse quello che la squadra, sì, quello forse per quello che la squadra era un attimo presa dagli odori, non lo so. Insomma, abbiamo perso la prima di ritorno. Vabbè, dai, si può solo far meglio. Come siamo messi in classifica adesso? 0 punti. No, 0 no, perché... Ah no, è vero, c'hai la metà dei punti che hai fatto il girone di andata. Siamo a metà classifica. Dai, Madonna, casino. Quindi ne abbiamo... 4? 3 o 4. Vabbè. Dai. Una partita a 4 punti. Oh. Sono quasi allo stesso livello di mercoledì scorso, dopo la sconfitta ai rigori del Bologna. Che scorruzzi, senza un rigore, potevi parlare. Te non l'hai ancora superata, proprio. No, non la supererò neanche, perché cioè, alla mia età io ci credevo alla Coppa Italia. Cioè, male, non mi ci fa pensare poi. Sei te che stai parlando. Una semifinale in Coppa Italia, da quant'è che non ci va il Bologna in una semifinale in Coppa Italia? Semifinale dal 96, credo. Se qualcuno lo sa lo scriva, ma direi 96. E abbiamo perso contro l'Atalanta. Dici? Sì. E anche quest'anno poteva essere Bologna-Atalanta in semifinale. E invece niente. Stai guardando a casa. Ma neanche, ma no, chi se ne frega? La guardo, perché... Vorrei vedere già anche chi guarda la coppa lì, la supercoppa araba, quella lì. Boh, vabbè. C'era, ragazzi, un messaggio che hanno mandato al Tosco, l'amico Dario. Dario? Che però il Tosco l'ha girato per voi. Ok, allora, ciao Tosco, secondo te, perché oggi ci sono molti meno gemellaggi delle tifoserie? Ricordo gemellaggi con Udinese, addirittura Roma, mentre oggi forse solo con il Ravenna. Cosa è cambiato secondo te? Allora, sì, cioè, ci sono meno gemellaggi. Posso dire che almeno noi sì, abbiamo meno gemellaggi di una volta. Posso dire che è un po' meglio anche, però, tutti i gemellaggi... cioè, io si vede, non so se qualcuno lo sa, ma i sienichi genuani tra di loro, con tutti questi gemellaggi che c'hanno tra i gruppi, non va molto d'accordo, quindi aveva troppo perché amicizie. Dipende se sono gemellaggi di gruppi o di tutta la curva. Sì, anche quello è vero. Per poi, dire... comunque noi c'è il gemellaggio col Bochum, che praticamente sono sempre a Bologna, quindi sono venuti, è possibile che non li vedi, ci sono tutte le partite. Saluti ragazzi di Bochum. Ciao Bochum. Bella i Bochum. Bologna e Bochum, e poi non si può dire, quindi non lo diciamo, sennò prendiamo di noi. Però sì, è meglio, cioè nel senso, magari non so cosa può essere cambiato. Però sì, vabbè, cos'è cambiato? Secondo me è cambiato che sono passati gli anni e quindi sono successe cose... positive e negative che hanno cambiato insomma un po' le cose. E poi io sono dell'idea che
preferisco averne pochi, cioè, pochi ma tanti, cioè, io ho visto, esatto, visto tipo gli interisti che hanno fatto una foto in trasferta in Europa, cioè un, c'è un interisti e 46 squadre, sì, insieme, sì, a loro, cioè. Okay, poi devi pagare il biglietto a tutti, robe, sì, no? Se vuoi... Sì, gran sbatti, perché poi Madonna, sembra, ma cioè, devi starci dietro anche i gemellaggi. È vero, gli interisti tipo a Lisbona, così, sì, ma non solo loro, ma ci sono un sacco di squadre, cioè, sono gemellati, anche i laziali con mille squadre, sì, cioè. Cioè, che poi sono più o meno le stesse degli interisti. Non lo so, però... Quindi sì, io sono dell'idea che preferisco avere pochi, ma buoni. Sì, sì. Però sì, noi avevamo Udinese, Napoli anche. Milan. Milan. Sì. San Benedettese. Sì, poi da su qua. E... Tra gruppi, con gli anni. Beh, con i Ravenati c'è sempre, non è mai cambiata la cosa. Esatto. E buona, ci scrive A7. Intanto aspetta che... E poi salutiamo tutti i gemellati, tutti gli amici del gruppo che ci stanno seguendo. Ti ho fatto domande. Allora, Bella e Forever, il casino della settimana coi Viola sarà anche le tre partite tutte in casa in una settimana. Riempire il Dallara in tutte e tre sarà molto dura ed immagino i deliri di coppia per venire allo stadio San Valentino. Ale. Beh, deliri di coppia, deliri di coppia, tu, cioè, allo stadio, poi dopo vai a mangiare fuori e spendi il doppio dello stadio. Esatto. Appunto, poi magari o ti prendi un paninazzo allo stadio. Se no venite a mangiare un panino a scheggia, che è il più buono della provincia. Se dovete scegliere della regione. Stiamo, a parte quello, stiamo organizzando di far venire, quando c'è la puntata, quattro ristoranti a Bologna, di far venire a scheggia a mangiare... Un po' di griglia, no? Chef Rubio, cioè, quattro sedi, la nuova, quattro sedi. Scheggia, ci sarà scheggia. No, e poi sì, boh, le tre partite in casa, contro, non so, anche, sinceramente, sono anche contro Chiesa. Non sapevo neanche la Fiorentina, le altre no. Ci sono tre partite in una settimana in casa. Oh, dai, mo, ascolta, cioè, giochi in casa, cazzarola, cioè, pensa se le facevi tre di fila in trasferta. Sì, so, meglio in casa. Roba che capiterà, se poi vai in Europa, capiterà anche tre trasferte di fila in una settimana, quindi... Iniziare ad attivarsi. No, e poi restando sulla domanda, secondo me il delirio non è più per i problemi di coppia, ma secondo me il delirio sarà arrivare allo stadio, perché è un orario infi, cioè la gente esce a lavorare. Tutti a lavorare, zona 30, San Valentino, un mix di roba che sarebbe... Secondo me bisogna prendere il minimo mezza giornata di ferie per arrivare allo stadio quel giorno. Meno male che sono diffidato. Così. Ah, ma tanto tornerai, Esatto, e farò ancora più sbaglio. 7 partite in 7 giorni. Mettiti tanti soldi da parte, che già anche quello ci sto pensando anch'io, perché sennò poi diventa veramente un macello. Allora, ci scrive Davide da Piazza della Pace. Bella Davide da Bella Piazza della Pace. La Piazza della Pace. Ciao ragazzi, ma una curiosità, come potrebbe essere possibile portare più tamburi allo stadio? Io sono in curva subito sopra di voi, circa una fila 10-15. Canto sempre e me la vivo così, ma mi sembra che ultimamente si canti un po' poco sopra e a fianco, magari con più tamburi si riuscirebbe a coinvolgere maggiormente la curva. Non sono i tamburi che fanno... Allora, sicuramente i tamburi possono aiutare, però... Deve a voi di cantare, ragazzi. Cioè, perché alla fine rischi che se metti troppi tamburi e poi la gente non canta quanto vorresti, poi si sentono solo i tamburi e le voci non si sentono neanche un po'. Quindi... A parte trovare tutta la gente che sta al tamburo, comunque... Io mi ricordo tipo una volta, anni 70-80, vedi tutta la balaustra piena di tamburi. Poi comunque di tamburi adesso cosa ne abbiamo? Ne abbiamo tre? Cioè, insomma, dai. Direi che basta, devo metterne già un quarto, un quinto, magari in futuro... E il problema di canto in cioè, no, adesso nostra, ne abbiamo cioè, due, è un problema costante, ragazzi, va anche dall'andamento, mano tutti, cioè. Va anche dall'andamento della squadra, quando la squadra gira si canta e lo vedi soprattutto in trasferta, perché quest'anno abbiamo fatto delle trasferte da Esodo dove abbiamo perso, infatti cantava in Cion, sì, un Nueta. Capisce il bolognese, capisco. No, però bisogna, per essere tutti coinvolti, bisogna che anche la gente che sta lì in decima, quindicesima fila si guardi intorno, chi non canta, dai, sei in curva con noi, dai, forza, cioè, nel senso, cazzo, è un'ora e mezza di curva,
in una settimana o due settimane, quelle che sono, cioè dai tutto lì. Dopo un'ora e mezza sei a casa, ti vai a polleggiare. Augusto, secondo me i tamburi allo stato attuale sono abbastanza, no? Sì, sì, no, vabbè, ma si possono anche aggiungere, però dopo rischi che no, si sentano solo quelli più che le voci. Poi si sentono anche tra bambini. Augusto ci scrive, nel 96, la semifinale di Coppa Italia, però lui dice contro il Vicenza. Vedi, secondo me non era l'Atalanta. Vicenza era in Serie A una volta. Sì, sì, negli anni 90, sì. Anche, forse l'ha anche vinta, la Coppa delle Coppe. La Coppa Italia ha vinto. No, la Coppa, poi andate in Coppa delle Coppe, perché chi vinceva la Coppa Italia andava in Coppa delle Coppe. Col Chelsea, vamo là. In finale c'è arrivato Vicenza. In serio? In finale c'è arrivato sicuro, poi non so se l'ha vinto, no? La finale poi tipo l'hanno giocata con i napoletani, sono stati dei gran scontri con i napoletani. Ah beh. Sì, che era ancora che la finale era andata e ritorno, non era Secca Roma, non mi ricordo, però era col Napoli. Però sì, non mi ricordo se effettivamente noi siamo andati fuori con Vicenza, non so. Ci scrive Sauro Borgatti. Mi fido di Augusto. Ci scrive Sauro Borgatti. Sauro non lo conosco. Non voglio neanche sapere. Ha scritto: buonasera, Raggi, a te Paolo. Ci vediamo domani. Raggi, vabbè. Saluta anche Raggi. Raggi, giocatore del Bologna. Esatto. E che giocatore. Marco Leoni ci scrive sempre su, sempre su Facebook. Tuo parente? Penso di no. So, siete parenti? Non conosco. Lo conosco, l'hai visto? Manda l'albero genealogico che vediamo. Ciao Ultras, confrontando il prezzo del settore ospiti di Cagliari in altre partite, ad esempio Cagliari-Genoa, settore ospiti 16 euro. Veramente? Sì. No, caboy. Ah, ma i genoani adesso si fanno tipo 7-8 anni in A, poi anche loro 42 diventa. Sì. State attenti, sperate di retrocedere. 16 euro. Perché? Ah, 16 euro. Voglio capire, perché? Perché i genoani 16 e noi 42? Perché sono saliti dalla B l'anno scorso. Cioè, sono ragionamenti del non hanno senso, più che altro. Però fanno questi ragionamenti alla fine, secondo me, cioè, come importanza, no, della partita, sì, sì. A livello di Bologna 42 euro, manco fossimo prima. Sono malati in testa. Vogliamo fare due minuti? È che adesso tutta Italia sa che Bologna è la seconda città dove si vive meglio, allora pensano che abbiamo i soldi. Pensano che siamo tutti ricchi. Capito? Pensate male, se vai a Trento in trasferto 60.000 euro da Trento. Però bene. C'è la pausa, dai, 2 minuti, 3 minuti, quelli che sono, e ci ritrovate qua. Poi ci riprendiamo. Eccoci qua. Rieccoci. Eccoci. Claudio dice che abbiamo perso perché mancava lui. Su Facebook, l'ho letto adesso. Molto facile questo. No, un cambio in più fa sempre utile. Poi Claudio, cioè, Claudio, adesso che l'ho scoperto da punta goleador, è un casino per tutte le altre squadre. Siete avvisati. Meglio di Van Hooydonk. No, adesso non esageriamo. No, Van Hooydonk è imbarazzante. È imbarazzante. Il mio idolo e ripeto... Come il tuo idolo. Sì, Van Hooydonk. Ma chi sei? Puoi chiederlo a mio figlio, il mio idolo è Van Hooydonk. Infatti sono qui che sto cercando di far scambio di maglia con Minelli, che c'è la maglia di Van Hooydonk, ma non vuole quella di Licchio Gianni, se sono qua che stiamo trattando. Comunque rimango della mia, Van Hooydonk, restando sul calcio giocato, che se Thiago Motta, un minuto prima della fine, tira giù e mette su Van Hooydonk, gli fai tirare rigore a Van Hooydonk, andiamo in finale di Coppa Italia. Ma per me anche un Ravaglia che parava un po'. Guarda, allora c'è Tamarri Emilio scrive Dio la Coppa Italia. Ah, dillo a me. Ci metterò 2 mesi a digerirla, dice. A digeriamo l'anno prossimo noi. Ah, per forza. Quando forse li rincontreremo. E poi la digeriamo sperando. Dai, gliene facciamo. Aspetta, la digeriamo sperando di, come facciamo spesso, di non uscire al primo turno d'agosto. Sì, beh, io ho visto delle robe. Se arrivi ottavo, non entri ad agosto, entri dopo in Coppa Italia. Dai, quest'anno almeno ottavo, dai. Cioè, dai, fateci partire. Però la prima di Coppa Italia d'agosto è bella. È bella perché di sera si sta bene. Al 15 d'agosto. Mi mancherà anche quella lì. Forse. No, dai. Si può sentire l'audio di Roberto? San Valentino non esiste delirio di coppia. Il mio amore è il Bologna.
Perché il Bologna fa godere più di te? Perché la domenica mi lasci sempre sola? Bella Rob, grandissimo. Oh, Roberto, comunque secondo me non avevi la tua amorosa di fianco mentre facevi Neanche per l'audio. me. Perché secondo me te non ci vieni allo stadio con Viola se avevi l'amorosa a fianco. Sei aggregato in casa. Te vai allo stadio, no? Io? Ciao Io? Ultras, ci scrive un numero sconosciuto. Perché da a Firenze e Cagliari nel settore ospiti sventolava una bandiera vaticana bianco-gialla? Un altro gruppo che ce l'ha, quindi devi fare la domanda a un altro gruppo. Io non l'ho Non l'ho neanche vista. vista. Sì, io l'ho vista a Firenze perché a Cagliari non c'era, ma Ok, non siamo bianco-gialla. noi che la portiamo, quindi non ti so dare, non ti so dire il perché. Non Non lo lo so, so. noi non siamo, non lo possiamo so, dire questo. Non lo so. non lo so, non lo so. C'è un'altra? Vuoi sentire C'è l'altro il audio? barone che ci scrive. Il barone? Il Barone magari per la curva me. sul Milano. Il barone col bomber arancione. Il barone col bomber Che arancione ci adesso è scrive, diventato ci Joseph da manda un noi col audio. cappotto verde. Sì. Ciao ragazzi, un abbraccio, intanto saluto il mitico Leo. Grande barone. L'ultima volta che sono stato in semifinale in Coppa Italia è nel 99, 25 anni fa. Sapete chi ci ha eliminato? Quella squadraccia di merda l'altra sera. Purtroppo No, Viola. c'era anche quel giorno lì. Un abbraccio a tutti. I Viola ci hanno eliminato. Ah, io Adesso, avevo può due darsi, anni, tre anni. adesso abbiamo tre opzioni, c'è Atalanta, Vicenza, Vicenza, Viola. Fiorentina. E nel 96 e nel 99. Voleva anche Non vale controllare, stavo per dire, non vale controllare su attenzione, internet. è arrivato Wikipedia, attenzione. Cosa dice Vediamo. Wikipedia? Attenzione, Questione. aspetta, siamo negli anni 60, Adesso quella sarà abbiamo una vinto la squadra che non Coppa, c'è. siamo negli Ma c'è 60. Viola davvero? Socio con la Fiorentina, Però sì. nel 99, non Nel nel 99. 96. Ma era la semifinale questa? Ah, oh sì. Socio, Rui Semifinale. Costa pure ha 0 a fatto anche 2. gol. 0 a 2 Ricosta e qua e 2 a 2 Spogli. là. 2 ai supplementari. Boh. Sì. No, quello è Schifosi. l'andata. No, al No, ritorno. ai supplementari perché finì 2-0 per il Bologna, quindi all'andata 2-0, al Ah, ha ritorno fatto due gol 2-0 supplementari e hanno Viola. fatto due gol ai Socio, supplementari. non me lo Vacca ricordavo. me. Pensa che schifo. Esatto, sì, però solo noi possiamo C'è perdere. scritto poi, lì vedo 13.000 persone allo stadio, sono pochissime, cazzo, per una semifinale. Invece a Bologna, 15.000. Bologna 15.000. 15.000. Ah, perché a Sembrano un po' febbraio. poche, in quegli anni poi, In quegli boh, anni sembrava c'è sempre gli bisogno. stadi. Però aspetta, no, Italia 90 è stato prima, quindi lo stadio non Sì, so nuovo. sì. Quindi sì, si parla di 25 anni fa. Quindi il Barone ha vinto il premio, adesso c'è la prima partita del Bologna in casa, c'è la Hai birra vinto un pagata. giubbotto arancione. Esatto. No, cioè, gli pago al Barone gli pago la birra. Va bene, allora palesati Anche, giù. per, anche perché dopo deve andare su in piccionaia, di solito ci mette 3 quarti d'ora arrivare su in cima, quindi una Questa non birra l'ha gli fa vinta noi. bene. Accesso in Coppa UEFA 99, e lì però ci siamo andati noi, eh. Sì, abbiamo vinto noi, Sì. 2-1 all'andata contro l'Inter e 2-1 al La ritorno. bestia nera dell'Inter sia a noi, ragazzi. Beppe, signori. Vocale. Vai, vai. Vai, vai. Amici miei cari, ho 50 anni, è 30 anni che vado in curva. Non ho bisogno di Wikipedia, ero là al Franchi nel settore ospiti. Oh, Posso garantire che è però vero. 50 anni comunque sono pochi, pensavo ne avessi almeno 65. Dalla voce, Dai, non era neanche nei saluta pensieri. anche Ronchi Bilaccio, Barone. Ma che nomi sono? Uno che si chiama Ronchi Bilaccio. No, 7. Grande 7. A 7, uno dei cortei a piedi più belli di sempre. Allora, uno dei cortei a piedi più belli di sempre fu proprio nella trasferta in B per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta a Bergamo. E tra due sabato a Milano ci saranno gruppi in treno? Domanda. No, è la partita sabato sera? Quello Secondo me non non lo penso. so che non credo. Anche perché i treni di ritorno, se la partita finisce alle 11, secondo me non c'è neanche il treno di Finisce ritorno. alle 11, esci dallo stadio a mezzanotte. Sei in Tempo stazione che arrivi all'una. in stazione l'una, fai serata a Milano delle due. No, non credo, non lo so, boh, non. No, non penso, visto anche gli altri gruppi treno, non c'è nulla comunque. Se poi volete andare in treno, andate in Trasferte, le treno. trasferte serali, farle in treno è sempre un po'.
è che non ci sono i treni. A meno che non vai dall'altra parte d'Italia. Problema e ritorno. Vicenza, Bologna. Qua c'è sempre la ricerca. Sì, c'è Wikipedia. Nel 97 con Vicenza. 97. Cornacchini aveva fatto gol a Vicenza, giusto? E il Napoli vinse. Cornacchini, mi sa che aveva giocato anche nel Bologna, Cornacchini, quando eravamo in Serie C. Non lo so, non ne ho idea. Allora, allenava Guidolini il Vicenza, bella roba. Quando ha vinto la Coppa Italia c'era Guidolini. Quello che ci fece quel bel complimento lì. E dopo Vicenza, secondo me, è venuto a Bologna, dopo Vicenza. È vero che allenò anche il Bologna. Il prete di Castelfranco. Chi? Guidolini. C'era, siamo stanchi del prete di Castelfranco, c'era l'oppressione. Sì, beh, è stato lui quello che ha detto città di... Dopo sei mesi tutte le partite con Guidolin, Vatten, aspetta, cosa c'è scritto? Non stesso, non mi ricordo. Non lo sapevo questo. Sì. Mentre allenava al Bologna, durante una partita, verso la tribuna, fa siete una città di... Sì. Complimenti, durante la partita. Spaccamento alla maglia proprio. Va bene, sì. Niente, dove eravamo rimasti? Mi sono perso. Dove eravamo rimasti? Che adesso non abbiamo messaggi. E... gli argomenti poi alla fine, giocando, non giocando sta domenica, sono poi un po' pochini. Con Scheggia stiamo continuando a fare i lavori, a fare i ciappini. Stiamo finendo di smontare tutto e tirar via tutta la roba. Stiamo finendo, esatto, di vuotare la vecchia. Comunque ricordiamo a tutti che comunque la vecchia sede. Sì, per le partite in casa comunque Scheggia è sempre attivo. Quindi cioè, pre e dopo partita venite sempre a Scheggia. Per palotte, birre, siamo sempre lì, non ci muoviamo. Però al posto purtroppo dentro, lì, come sapete. Dentro, sì, adesso purtroppo... ci rimangono i ricordi adesso di quelle mura lì, i video, le foto, i ricordi di tutte le serate che abbiamo fatto, che non sono state poche in 9 anni. Adesso poi la settimana scorsa avremo festeggiato i 9 anni. Sì, l'abbiamo detto, nasce gennaio, l'abbiamo detto la scorsa settimana, 10 gennaio, dovevamo fare la festa di solito il weekend della Befana. Ma niente. Oh, si può fare, vero. Ma quando poi la riapriremo faremo la festa, una festa unica per tutte quelle che abbiamo saltato. Sarà estremamente impegnativa allora. Cioè una di quelle feste che poi ti ci vogliono 30 anni per riprendere. Esatto, che o te la ricordi oppure è un brutto segnale. Sì, oppure è finita lì. È una bruttissima serata. E dai su quello stadio. No, comunque oggi doveva esserci la nuova rubrica. Esatto, oggi doveva esserci... c'è il video, vero? Regia? Regista? Di cosa? Allora, doveva partire con la nuova rubrica. La settimana scorsa avevo scaricato un video. No, non da lì. Dalla chiavetta. Ti serve la chiavetta? Non ci abbiamo il video. Allora, chi ci ha visto la settimana scorsa ricorda che doveva partire la rubrica. Partirà mercoledì prossimo. Sì, partirà mercoledì prossimo perché, essendo che la rubrica si chiamava La voce del vecchio, come si chiama? L'angolo del vecchio. Proprio perché doveva essere presente un vecchio. Dei vecchi, adesso non facciamo, non parliamo in singolare, dei vecchi. Gli acciacchi della vecchiaia purtroppo si fanno sentire. Hanno fatto sì che questa settimana non potevamo andare con la rubrica. Adesso il jingle purtroppo quindi non c'è. Il jingle, il jingle lo vedrete o vi guardate la scorsa puntata e lo vedete. Comunque lo vedrete mercoledì prossimo. Comunque sì, mercoledì prossimo inizio ufficialmente. Non dovrebbero esserci sfighe, speriamo. Adesso ci sono state sfighe di acciacchi, no davvero, di salute se già. Non le prendiamo sul ridere, forse le prendiamo sul ridere, ma però c'è stato l'acciacco davvero. Quindi niente, trasliamo mercoledì prossimo per la rubrica nuova. Quindi tutti sintonizzati mercoledì prossimo per scoprire chi è il primo ospite a sorpresa. Esatto, poi ci saranno dei bei racconti. Jerry Scotti. Vi sentite delle belle storie. Jerry Scotti e Umberto Smaila che suona il piano qua davanti. No, però non sarebbe male. E poi sul piano, che bello nero, ci si fanno delle cose. Bene, possiamo staccare, ciao, grazie. Potrebbe essere interessante come puntata quella.
Come angolo, no, stavo scherzando, eh. Ah, pensavo ci avessi chiuso. E anche se in realtà manca poco, perché vedi, dobbiamo staccare comunque tra poco. Vedi che Cornacchini giocava, me lo ricordavo che giocava. Augusto Mazzetti. Cesena 2, Bologna 3. Giocò torneo nel Bologna di Olivieri. Ah, il torneo dei bar. No, secondo me in Serie C c'era Cornacchini. Anche Joe parla, a volte parla di sto torneo dei bar, ma io sono troppo sbarbo, non capisco certi linguaggi. Come i vecchi non capiscono i nostri. C'è il torneo dei bar, sì, c'è un motivo, c'è. No, cos'è il torneo? Ci sarà la rubrica. Vedi, cioè, i vecchi lo sanno. Allora, faremo la puntata con i vecchi proprio per certi aneddoti. Quindi fate la domanda da casa. Fate la domanda: cos'è il torneo dei bar? Vedete, con qualche vecchio prima o poi risponderà. Se si può. Robby, ci sono stati problemi in curva alla fine di Bologna-Genoa? No, non lo so. Io non c'ero. No. Nessuno ha detto niente, quindi non penso. Non lo so, boh. No. Poi non è che se due litigano in curva sono problemi di tutta curva, la curva. Cioè, sì, perché possono essere anche due che sono lì, che si sono visti male, poi magari uno pensa che roba di gruppi, invece no. Per nulla, anzi, c'erano anche i nostri. Però a noi non è giunta nessuna voce, quindi non, no. No. Devono sempre essere dei problemi, no? Vabbè, oh, quello... Perché sennò sarebbe troppo bello il mondo se andasse avanti senza problemi. Invece il problema, esatto, è quello che ti devi alla vita. Ti dice, poi, ti dice che fa schifo. Sono più volte le sfighe che le busonate, però sì. Dai. Ragazzi, tornerete a vedere il Bologna Futsal. È stato un piacere per noi. Andrea della Balotta Rossoblu Futsal. Bello, allora, sì, volentieri. Adesso dobbiamo... Allora, è una bella esperienza... Prima di tutto perché in inverno stai in maglietta corta. Quello sì. Dovremmo andare l'unica... Anche se mi è venuta la febbre poi, ma il giorno dopo. Però. Ci manca, perché sei abituata alla pioggia e ai 2 gradi. No, che siamo usciti, c'erano 25 gradi. È vero, siamo entrati con meno 2, sì, che erano 27 gradi. E comunque ci manca il Bologna femminile. Quindi secondo me adesso è la priorità al Bologna femminile, più che un'altra del Bologna Futsal. Posso andarlo? Possiamo andare noi a vederlo al Bologna femminile? Bella domanda. Però so che il Bologna femminile quest'anno è nel girone con Ravenna femminile. Sì, ce l'hanno detto. L'ultima giornata, mi sembra. Se si fa una roba che possono venire anche i difilati sarebbe bellissimo. Se mi sembra l'ultima giornata di campionato. Sì, è una roba tipo a maggio, Bologna-Ravenna femminile. In questo sì, per il futsal volentieri, se ho occasione e se... tempo libero, perché se poi ripeto andiamo in Europa il prossimo anno, no, è che bisogna beccare delle partite non che non coincidano poi con il Bologna, esatto, c'è il Bologna, problema poi quello, se andiamo in Europa, no, nel prossimo, se andiamo in Europa in generale. Ci andremo, queste cose qua verranno più difficili. Bisognerà organizzarsi bene anche per la squadra del calcio a 7 per un sacco a di cose. Ma dopo la semifinale mi è sceso tutto, non ci credo più in Europa. Anch'io un po', anche le ultime tre partite. Sono già qua che spero di fare gli ultimi 9 punti per salvarci. Poi andiamo in vacanza a marzo. Allora, Roberto. A parte che adesso ho saputo che Mourinho l'hanno diffidato, potrei candidarmi. Hanno diffidato Mourinho? Non sono sbagliato. L'hanno esonerato e quindi. Era anche lui a tirare le torce ai laziali. Potrei candidarmi e andare a allenare a Roma. Ah, Cesare De Rossi è già arrivato. No, cioè, purtroppo. Sai com'è? De Rossi è. De Rossi è. Com'è che si dice? Raccomandato. Sì, E non poco. C'è un vocale. Allora, il torneo dei bar ve lo spiego io che sono vecchio. In quell'anno della promozione lì, che andiamo a vincere anche a Cesena 3-2, Olivieri, siccome noi eravamo sesti o settimi, le ultime 5 partite disse: adesso bisogna vincere tutte e 5 e questo è un torneo di bar, bisogna vincere il torneo dei bar per andare in Serie A. E noi l'abbiamo vinto e siamo andati in Serie A perché le abbiamo vinte tutte. Ve lo spiego io che sono vecchio, dai ragazzi. Grande Robby. La facevo più complessa. Contro il Chievo poi l'ultimo. Contro il Chievo. Sì. Gol di coso? Bresciani. Esatto. Io sono nato esattamente un mese dopo. Sono due Robby. Proprio esattamente un mese dopo.
Allora, ci scrive un altro Robby. Dai, che è quello della domanda di prima. Okay. Amici presenti mi hanno parlato di una mossa e chiedevo per curiosità. Detto ciò, scusate per la domanda. No, non lo so. Non lo so, cioè poi io non c'ero. Ma no, poi magari è qualcosa che davvero è successo, ma comunque se non ci è arrivata voce. Non... Comunque, cioè, sarà una roba. Boh, non lo so. No, non lo so. No, dico irrilevante, no, se non, sì, se sì, non no, sappiamo se cosa dire. Fuori, non ne sappiamo anche noi. Che diciamo. Allora, Giovanni Battista Di Pierro ci scrive da Crotone. Grande. Saluta anche i Viola e Catanzaro. Con affetto. Noi no. No, neanche lui. L'avevo capito. Sono stato bravo? Grazie. E sì, li salutiamo anche noi. Grandi Rega. Grandi Rega. Sono partito Siri. Allora, sono io direi che... da dire. Direi che per oggi si è fatta una certa, anche oggi. Certo. Adesso c'è la Virtus femminile? C'è... sì, bravo, la replica. Bravo. La replica sei della sul Virtus pezzo, femminile. Bravo, mi piace. Vamo là, hai visto? So tutto io. Dopo i tre più belli di Bologna, un po' di pelo dopo. Ci sta. Esatto. Adesso vi siete rifatti gli occhi, esatto, dopo basta. Va bene, ci vediamo ragazzi, quando. Però vi ricordiamo, no, mercoledì prossimo ci sarà la rubrica del vecchio che non c'è stata oggi, esatto, di nuovo. Esatto, e quindi direi che ci vediamo mercoledì prossimo. Perché sì, non vi sappiamo dire quando giocheremo perché devono ancora uscire il calendario. No, è uscito, devo mandare le date. Quindi non ve lo sappiamo. Ve lo diremo dire. Comunque prossimo. Devo mandare le date. E niente, poi vi aspettiamo a Scheggia per il pre-partita e dopo partita. Sì, il prossimo la prossima partita allo stadio è a febbraio. C'è la trasferta prima a Milano, so sì. Se me l'ho scordato, boia. Allora niente, vabbè, ci vediamo comunque a Scheggia per le partite. Esatto. Bella rega. A mercoledì prossimo. Bella rega. Ciao, ciao a tutti.